Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Stone Deep, un gioco di nani, un gioco di costruzione sotterranea, un gioco che mi ricorda molto Craft the World, ma con alcune differenze. Infatti la costruzione è più veloce. C'è meno senso di pesantezza che c'è in Craft the World, dove il nano scavava per mezz'ora sulla superficie, diciamo, da distruggere. Dobbiamo scegliere come prima cosa il luogo dove costruire la nostra base. Io la piazzo esattamente qui. E a questo punto il tutorial ci dice di costruire una scala. Quindi vedete che qua abbiamo un'interfaccia che ci mostra diciamo, i funghi che possediamo, l'Honey. Non so se sia la birra, insomma, perché l'Honey sarebbe il miele. No, infatti, qua è la produzione di birra, questo. La pietra che possediamo e così via. Andiamo a vedere tutte le altre cose, tra cui le ore mining, le armi, la lana, e i vestiti, il legno e l'amber sono... Il legno sempre ma raffinato. Allora, la prima cosa che facciamo, costruiamo qua sotto. Mannaggia, non si può costruire. Vabbè, si può annullare questo. No, infatti, annulliamo e facciamo la via che scende da qui, perché c'è un tutorial che ci sta aiutando a cominciare, quindi cerchiamo di... Ok, ora dobbiamo costruire una taverna. Quindi andando su Residence vedete tutti gli edifici che possiamo costruire. Quindi in questo caso andiamo a prendere qua in basso, andiamo a prendere il dig e facciamogli scavare i primi due piani, diciamo, di cose. Magari ci portiamo avanti e facciamo con un secondo piano sotterraneo in modo da facilitare. Perché poi ci sono questi blocchi qua che possiamo distruggere, ma credo pagando degli operai specializzati. Io non ho ancora capito, magari lo andremo anche a scoprire insieme. Quello che facciamo è la taverna. La cosa fondamentale della taverna: la taverna deve comprendere all'interno di questo cerchio verde tutte le case, perché le case che non hanno diciamo il cerchio della taverna intorno non vengono rifornite e quindi è un problema perché non possono bere la birra. Quindi adesso vediamo se riusciamo a piazzarla qui. Mettiamo un'altra scala, sto cercando il luogo ideale dove piazzare la prima taverna. Adesso vediamo. Vedete che la costruzione è tutto molto più veloce come scavo e tutto. Allora, vediamo la taverna. No, non ci sta purtroppo qui. Se la piazzassimo qui, non andrebbe a rifornire niente. Dai, la mettiamo qua. Taverna l'abbiamo messa qui e ora bisogna costruire delle case, credo. E le case le dobbiamo mettere sempre a portata della taverna. Quindi adesso attendiamo intanto che loro costruiscano. Boh, vediamo. Allora, adesso attendiamo che costruiscano. Scusatemi. Allora, ho un microfono troppo vicino. Ok, eccola qua la taverna. Possiamo dargli due abitanti, insomma. Poi andremo anche a vedere questo aspetto qui. E adesso il tutorial ci dice di costruire quattro case. Quindi le case le andiamo a piazzare. Magari prima selezioniamo la taverna in modo da vedere dove. Una, due. Ok, abbiamo piazzato le case. Ora il tutorial sarebbe finito perché, diciamo, non ci dà più altre cose da costruire. Ma qua in alto a destra ci vengono dati dei suggerimenti in costruzione di ulteriori case, di altre cose. Quello che vedete, allora, intanto col tasto spazio si torna qua. Qua cliccandoci vediamo il deposito, le info del deposito con le risorse, con quello che abbiamo all'interno, che alla fine sono le stesse cose che vediamo qua in alto, con l'aggiunta di alcune cose. Tipo palle degli occhi e cose del genere che possiamo prendere dai mostri. Possiamo. Allora. Vedete che qua ci sono Resident Research Facility, perché tante cose. Facility, scusate. Ci sono alcune stanze che vengono ricercate appunto da questo edificio, tra cui la stanza del trono. E
necessario per la costruzione, per la riscossione di tasse. Quindi io magari piazzo qua sopra questo, che è la sala della ricerca, e dopodiché magari piazziamo altre case, in modo da magari piazziamo anche. Scaviamo ulteriormente altro terreno in modo da poter. Allora, diamo un'occhiata anche all'interfaccia. Qua abbiamo. Vabbè, questo è. Non sarà da vedere che cosa sarà dopo. Perché il gioco supporta anche la lingua italiana, ma in realtà se la selezionate non esiste, cioè escono tutti i testi mancanti. Quindi è possibile poi un giorno trovarlo anche tradotto. Cioè, se qualcuno lo vorrà fare, insomma, non credo che. Allora, vedete che qua abbiamo, beh, inizio a farvi vedere, residenze, si possono costruire le case, la taverna, la sartoria, il santuario, il rifugio disonorato, è dove i disonorati fanno il loro lavoro, i disonorati uccidono ratti e riforniscono di carburante i fuochi. Il carpentiere che si occupa della manutenzione e riparazione degli edifici, la ricerca non c'è bisogno di specificarlo, il bonfire. È richiesto per tenere light up, per illuminare. Ah no, per anche prevenire lo spawn dei mostri nell'oscurità. Ok, perfetto. Quindi magari un bonfire lo mettiamo qui, così che ok. Allora, l'edificio militare tipo le barracks vanno tutti piazzati sotto. E Barracks richiede comunque un tot in più di terreno, quindi magari lo andiamo a piazzare sotto qua dopo. Intanto scaviamo ancora un po'. Intanto, vabbè, prima di tutto piazziamo la scala che scende. E magari vediamo se ci sta qui la Barracks. Sì, direi che ci può stare. Quindi scaviamo qua e vediamo se. Ta 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 ta. Facciamo costruzione del genere, vediamo se ci sta. Tanto i nani sono occupati. Intanto andiamo a zoomare, vedete che ci sono Delvira Cliforna che ha lo status del vestito 91, la sete, il mana e non sembra neanche male, sembra anche bello profondo il gioco, perché qua vedete abbiamo i bambini, gli adulti e i nani oscuri qua in questo counter. Qua invece abbiamo il conto dei nani e gli spazi vivibili, quindi abbiamo 12 spazi e 11 nani, quindi siamo messi bene. Qua abbiamo un sacco d'oro. Qua non so cosa sia da spuntare. C'è questa faccia qua brutta, non si sa che cosa sia. Questo è per scavare, questo per le scale, questo per costruire delle strutture su cui i nani possono camminare e la Wrecking Ball è per distruggere gli edifici. Gioco ancora qualche bug, infatti mentre registravo poi a un certo punto all'inizio ho dovuto rifare il video, è saltato, è crashato, ma è appena uscito il gioco, quindi non è che. No, andrebbe distrutto anche questa parte qua, vediamo se i nani ce la fanno, se no bisogna costruirgli un supporto. Vediamo se ce la fanno. No, direi di no, quindi bisogna andare a creargli una struttura su cui i nani andranno a camminare. Abbiamo fatto il centro di ricerca, gli affidiamo un nano. E vabbè, inizia a guardare il nulla perché qua non c'è niente, vedete che c'è la ricerca. Research, ah, carino il pannello della ricerca, possiamo andare a cercare. Aumenta l'armatura dei guerrieri di 10, no. Voglio fare la Throne Room, perfetto, ok. Ricercami la Throne Room. Me lo fai? Sì, perfetto. Andiamo. Ok, intanto inizia. Qua sotto stavo guardando che c'è anche il tempo, la primavera, siamo in primavera, poi c'è l'estate, l'autunno e l'inverno, quindi ci sono anche le varie stagioni, sembra davvero molto 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 interessante. Adesso voglio capire se riesco a fare le barracks qui. No, direi di no. E perché no? Beh, ascolta, fai una roba. Piazzami un'altra struttura qui. E andate a scavarmi anche questa parte qua, riuscite? Vediamo se adesso con la Wrecking Ball riusciamo a distruggere questa parte qui. Ah, lo fa istantaneamente, perfetto. No, non me la fa la Barracks perché non c'è spazio. Beh, soldi direi che non ne abbiamo. Se io. Che ne abbiamo, scusate. Se io prendo questo Destroy Building. No.
non lo so ragazzi. Facciamo una cosa allora, proviamo a farla qua. Facciamo questa zona qui, facciamola così. Lo facciamo in questo modo, così almeno evitiamo di costruire poi altre cose che ci possono dare fastidio. Intanto li lasciamo fare, proviamo a fare le barracks. C'è la Breviary's Build. Breviary's, come cacchio si chiama? Dove distillano, credo. Andiamo a vedere la production. Eccolo qua. Vi stavo facendo vedere prima gli edifici, la forgia, dove forgiano le armi. La Watchtower, il santuario. La produzione invece c'è la sartoria, il carpentiere, la forgia, la foresteria. Ma la foresteria è intesa come dove piantano alberi e tagliano legno. Deve essere vicino. Ah, questa si può fare all'esterno? No, direi di no. Dovremmo capirci qualcosa. Vabbè, stone mine, ore mine. Vediamo adesso. Magari qua ci piazziamo una stone. Così facciamo una miniera, anche se sto sbagliando tutto perché dovrei fare case io al momento, ma va bene. La brewery build, facciamo anche la brewery che mettiamo qui. E poi piazziamo altre case, una casa ancora che ci chiedono, che non vorrei mai che i nani aumentassero di numero. Intanto qua hanno iniziato a scavare questa zona. Perché non ce la fate? Sarebbe bello che scavaste tutto. Ecco qua, vedete poi il conto qua, l'orologio che poi non avevo ancora guardato bene, la notte e il giorno. Poi abbiamo l'acqua appunto con il pozzo, l'acquedotto e l'acquedotto aperto. Le decorazioni, quindi bonfire e così via. Bonfire dobbiamo farli assolutamente perché se no finiamo molto molto male. Allora, ragazzi, ma non c'è nessuno che c'ha voglia di venire giù a scavare? No, evidentemente nessuno c'ha voglia di venire giù a scavare. Perché è notte, probabilmente. Boh. Allora, che cosa è successo? Ho sentito un rumore. Ah, no, 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 ok. Sala del trono la faremo poi. Un minatore. Perfetto. Non so qua che cavolo stia succedendo. Ok, no. Qua possiamo cliccare per dargli la priorità. Quindi diamogli la priorità, ma in realtà dovrebbero aver finito. Infatti, metto un nano a produrre e poi dobbiamo fare una farm di funghi, quindi mushroom farm, e non si può produrre nemmeno lì sopra, quindi la piazziamo qui. Perfetto. Dobbiamo continuare a Honey Mills Build. Honey Mill, eccolo qua, un altro edificio che ci consigliano seriamente di creare. E che io non so dove creare però perché. Allora, prendiamo questo e scaviamo di là. Direi che potrebbe essere una buona cosa. Ragazzi, però mi dovete scavare tutta sta roba, eh. Cioè, non voglio rompere le balle, però. Questo sta scavando pietra e sono d'accordo. Vabbè, non si può dare priorità allo scavo, ma aspettiamo che facciano anche la sala del trono così. Sì, sono tutti qua che si divertono e bevono. Io direi che un innkeeper va bene, cioè uno solo di oste, che abbiamo bisogno di gente che scavi, qua. Qui a Mushroom Farm l'abbiamo già fatta. Abbiamo detto la Honey Mill. Mettiamo qui. Un po' a cacchio, cioè non è che. E Dishonored Shelter Builds. Dishonored Shelter Builds.
Eccola qua, questa. Mettiamo qua. E sono gli ultimi due edifici che ci chiedono. Poi in realtà io voglio continuare a fare questo mestiere. Quindi, tac, tac. E così magari mi andate avanti a scavare qua, che voglio costruire queste barracks maledette. Soldi ne abbiamo. Poi non so se sia una cosa dovuta all'inizio adesso dello stato early del gioco, poi magari i soldi li dovremo fare in un altro modo. Questo è senz'altro una cosa da tenere d'occhio. I suoni mi ricordano comunque Card World, c'è poco da dire. Per quanto sia diverso a livello grafico, più stilizzato, cosa che non mi è mai piaciuta di quel gioco era appunto questi cubettoni, queste cose che dovevano scavare mezz'ora, tutto molto rallentato, tutto molto con calma, anche il movimento qua. Mi sembrano andare un po' più spediti, mi sembrano anche un po' più intelligenti forse come movimenti. Allora, uno al Miller, perfetto, e poi adesso daremo uno l'infame compito di... Se mi venite a scavare qui, grazie. Dovete scavare qui. Per favore. Come va la ricerca intanto? Volevo fare la sala del trono. Quasi. Sì, no, il suono è praticamente identico, lo stesso. Sì, scava verso l'alto però adesso, intelligentemente. Te ne vai? Beh, porterà sul materiale. Allora. Uno, perfetto, abbiamo finito quello che ci consigliavano come inizio. Ora, sembra che vogliano soltanto divertirsi sti qua, ma va bene. Allora, decoration, bonfire, così non ci spawnano i nemici. Mettiamo un bonfire anche qui. E no, è military, le barracks... No, non si può fare qua. Dobbiamo farlo qui. Però qua. Se qualcuno venisse qui a dare una mano. Facciamo questa cosa, così almeno finiamo. Dai, basta bere. Che è giorno. Siamo ancora in primavera. Adesso non so quanti giorni sia la primavera, però... Dai che qualcuno magari, intanto vediamo se la nostra sala del trono sta arrivando. No, manca tantissimo. Dai, butta giù qui. Ma qual è il problema? Dovete buttare giù tutta sta roba qua. Cortesia. Vabbè. Tanto... Non succede niente, vediamo intorno nel mondo cosa c'è, cosa si trova, ma al momento non mi pare di vedere nulla. Il mondo è bello grande, ma non c'è nulla. Sì, comunque è tutto molto molto stilizzato. Non ci sono animali, non c'è niente. Il gioco è appena uscito, è uscito da qualche ora, è uscito stamattina. Il giorno in cui sto registrando, che è il 12 di luglio. E... Vedremo. Allora, perfetto, molto bene. Adesso mi dovete finire. Fortunatamente qua per distruggere non ci vuole niente. Mi demolite sta roba, per favore. Per favore. Ok, dai, bravo. Bravi ragazzi. Che questo? C'è solo uno, un cane, che c'è lì, questo decide di saltare giù e andare di là. Allora, dateli qua i bambini. Child, zero years old. Va bene, cresceranno anche loro, diventeranno dei lavoratori. Comunque stanno aumentando, eh. 4 bambini, 9 adulti, mi sa che arrivano ogni tot. Oh! Barracks. Ok, le possiamo fare finalmente. Tac. Perfetto, bravi ragazzi. Molto bene, e ora ci manca solo la
la ricerca, quindi dobbiamo solo arrivare a fare la sala del trono. Voglio vedere la sala del trono in che cosa consiste, quanto è grande soprattutto, perché qua cosa c'è? Una sala interessante. Scaviamo di qua, andiamo a vedere che sala c'è qui. Magari c'è anche una sala bella, bella aperta. La sala del trono è d'obbligo, non è che... Building condition, no, direi che stiamo andando abbastanza bene, anche se non ho ancora ben chiaro. Ok, tu coltivi. Perfetto, dai ragazzi, continuate a scavare, vi prego. Non si è messi benissimo, proprio non la sto gestendo come si dovrebbe. Ok, questa è la barracks. Ah, ok, va bene. Queste sono le armi, quindi dobbiamo produrre le armi e dobbiamo metterci dentro la gente. Al momento io rinuncio, lo lascio lì, inutilizzato, perché non abbiamo armi, dobbiamo fare la forgia e iniziare la produzione di armi. Se qualche buon'anima andasse a scavare di qua, faremmo... Vedete che poi lo scavo è rapido, però scavano tre blocchi e se ne vanno. E portano solo merce. Niente, 925, manca pochissimo, breve, poi sbloccheremo anche la sala del trono. E vedremo intanto bonfire. Fortunatamente ha crafting immediato, quindi possiamo metterlo. No, non abbiamo lo spazio dove metterlo, però... È carina questa cosa della costruzione di tutto sotto. Ma io... sta qua una nana. Nothing to do. Ah, devi ricercare per scoprire la skill. Vabbè, 23 anni. Ready to reproduce. Ah, bene. Ottimo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora. Mi scavate qua, adesso. Siete belli attivi. Che a breve arriva la sala del trono. Adesso io non ricordo esattamente quanto costi il gioco. Mi pare intorno ai 10 euro dovrebbe essere. Adesso poi in caso controllerò. Sì, allora il prezzo non scontato sarebbe 14,99 e lo si trova in offerta nel momento in cui è uscito a 10,49 euro. Dai ragazzi, però... non si può dare la priorità. Però possiamo accelerare il tempo. In effetti, cosa che non ho ancora fatto finora, ma potrei andare ad accelerare il tempo. Nani ce ne sono, ma sono tutti in taverna. Ragazzi, è un gran problema di questi giochi è il fatto che non si decidono a scavare. E non si sa perché. Comunque. Sì, abbiamo ricercato. Abbiamo la sala del trono, dovremmo averla. La throne room. Eccola qui. Sapete che io quasi quasi demolirei questo per la sala del trono. Scusate, ma io adesso vi do. Fate una bella cosa. Ah, ok, hanno demolito lì. Fate una cosa, scavate tutto qua e tutto qua. Vi do io la... No, forse non lì. Ma se ve la costruissi qui? Via. Veloce. Vediamo se riusciamo a fare la sala del trono. Dal momento che non mi stanno proprio filando, sti qua... per venire giù qui a scavare. Voglio vedere se la throne room ci starebbe qui. Ma probabilmente sì. Dovrebbero scavare ancora questa zona qua. E poi siamo a posto.
Bravi ragazzi. Via. E via. Throne room. Che... Eccola qui. Fantastico. Costruitemela. Che poi vediamo. Cominciamo a riscuotere delle tasse. Ecco che adesso mi passano anche i mezzi agricoli sotto casa e non posso farci molto. Che bella la sala del trono. Allora, stop. Riproduzione decide quale nano. Con quale nano la regina vuole riprodursi. Le tasse. Aggiungi. Ah, ok. La regina chi sceglie? Scegliamo lui? Aggiungi. Ok. Ma no, non si può. Non riesco a capire come si fa. Però insomma è carina questa cosa, anche cambiare le tasse, sarà da vedere. È un gioco che ha già diverse cose, è ancora un pochino acerbo, però sicuramente sarà da seguire per il futuro, perché promette bene, per quanto ormai la tematica non sia più originale, e anche alcuni suoni, devo dire, però pazienza. Stone Deep era questo, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti come al solito, e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, ciao ciao.